Nuova pillola di Autocad comando allunga. Eh, il comando allunga è un, un importante comando di modifica o di editazione, come lo si vuole chiamare. Eh, il comando allunga, come suggerisce il nome, opera per alluncare eh, un oggetto che può essere una linea, un arco di cerchio o anche un una polilinea ora andiamo a vedere eh, qualche schema ecco quindi vediamo qui eh, come è possibile eh, allungare di una certa quantità allora la linea rossa è la linea esistente quindi possiamo allungare di una certa quantità questa linea in una direzione o anche nell'altra e così l'allungamento può essere eseguito anche per un arco di cerchio quindi andiamo a vedere in AutoCAD. Una volta aperto l'AutoCAD, oramai che siamo eh, esperti diciamo, <coughs> usate, per i modelli, chiudiamo il modello eh, di default che, ci viene, eh, che viene aperto con l'apertura del programma. Quindi lo chiudiamo, andiamo nel menu file, inseriamo la voce nuovo. Oh, voce nuovo e viene aperta la maschera per selezionare il modello ora l'autocad, come abbiamo detto nei precedenti video eh, si posiziona eh, nel percorso nel percorso dove sono eh, diciamo salvati i file di eh, i modelli del, del programma che template però noi abbiamo utilizzato il nostro percorso ora ho utilizzato il mio percorso in preferiti, quindi seleziono preferiti e quindi eh, seleziono autocad contenitori da autocad contenitori abbiamo modelli ho modelli abbiamo eh, fatto due modelli uno a 3, scarico 50 a 3,100, ok, seleziono a 3,100 e quindi viene aperto zoom, estensione viene aperto quindi questo, eh, diciamo, questo modello con imbostanti i limiti eh, con un foglio A3 ora, aperto questo modello, innanzitutto salviamo quindi digitiamo salva ora salva quindi vado a salvare eh, il mio file con un nome appunto che si chiama comando ok comando allunga ok salviamo ora andiamo a vedere questo comando quindi nel dettaglio quindi ritorniamo ai schemi grafici allora abbiamo di, eh, andiamo alla successiva slide quindi allunga, decidiamo allunga nella riga di comando, e l'autocad ci chiede di selezionare un oggetto e viene, ehm, diciamo, vengono anche inserite delle opzioni: delta, cento totale, dinamico. Ora, se selezioniamo un oggetto senza passare per queste opzioni, ehm, vengono diciamo. Ehm, se selezioniamo una linea viene fornita la distanza, la, la lunghezza di questa linea. Se invece selezioniamo un arco vengono forniti che cosa? Sia la lunghezza dell'arco che l'angolo al centro. Allora proviamo, quindi inseriamo una linea, selezioniamo linea dal menu, primo punto, secondo punto lasciando il mouse in, in qualsiasi posizione decidiamo mille ipotesi e abbiamo inserito una linea lunga 1000 inseriamo arco decido arco nella finestra di comando selezioniamo tre punti arco passante per tre punti e, e, e quindi abbiamo disegnato una linea e un arco anzi disegniamo ancora una polilinea una polilinea disegniamo qualche diciamo qualche segmento e anche degli archi Ok, e terminiamo con invio. Ora inseriamo appunto il comando allunga. Allunga. Ecco, vediamo la richiesta. Selezionare un oggetto o opzioni delta per cento totale o dinamico. Quindi possiamo quindi, selezionare un oggetto o scegliere un'opzione. Se selezioniamo un oggetto, qui per un oggetto si intende proprio un oggetto, nel senso che non possiamo, selezionare una, non possiamo eseguire una selezione multipla. Con una finestra, oppure selezionare più oggetti, si limita a una, un oggetto. Quindi selezioniamo la linea ipotesi. Selezionando la, la linea, vediamo, ehm, vediamo quindi sulla, sulla finestra della riga di comando che viene fornita la lunghezza. Quindi dice lunghezza corrente 1000 e ritorna alla richiesta: selezionare un oggetto. Oh, eccetera, eccetera. Quindi selezioniamo ancora l'arco. L'arco, quindi, come abbiamo detto, viene, vengono fornite due informazioni. La lunghezza totale 1457,38 e l'angolo iscritto, cioè l'angolo al centro che è 171,4950. E Continua ancora con la selezione. Selezioniamo ancora la polilinea e per la polilinea, come la linea viene fornita la lunghezza totale 6181,50. 05, ok, usciamo con esche e ritorniamo agli schemi. Quindi abbiamo detto allunga senza le opzioni, è comunque un utile comando per andare a misurare queste lunghezze, queste grandezze. No? Quindi vedete qui nello schema, la richiesta, selezionare un oggetto e quindi cosa possiamo fare se selezioniamo una linea eh, quindi viene fornita la distanza, se si seleziona un arco, vengono forniti la lunghezza dell'arco e l'angolo al centro e poi ripassa a richiedere, ritorna a richiedere ancora la selezione di un altro oggetto. Quindi qui potremo selezionare un altro oggetto, oppure scegliere delle opzioni, e questo qui, questo diciamo ritorniamo in AutoCAD. Diciamo questa, questa informazione cioè allunga senza, senza l'opzione, in realtà no, non abbiamo allungato niente, però ehm, è un, molto utile per vedere quanto, per determinare quanto sono lunghi questi segmenti di linea di arco. Diversamente come dovremmo fare? No? Dovremmo inserire misura con questo strumento qui nella barra multifunzione scheda inizio gruppo utilità, quindi scegliere distanza, quindi scegliere due punti finali punto fine snap fine ora ho i snap impostati in modo eh, diciamo in modo permanente quindi snap finale ecco viene fornita quindi nella riga di comando distanza 1000 vedete angolo nel piano poi altre informazioni angolo nel piano x y delta x delta y e delta z comunque la distanza quella che viene data in modo molto immediato con la lunga 1000, eh, con lo strumento misura dovremo fare una serie di operazioni, quindi molto più lungo. Misura, distanza 1 e 2, per non parlare poi dell'arco, perché l'arco, innanzitutto, non possiamo andare a determinare, sì, l'ancolo possiamo determinarlo perché selezionare un arco. Eh, distanza quindi dovremo eh, eseguire eh, distanza, raggio, angolo ecco, selezioniamo angolo eh, selezionare un arco un cerchio, ecco, e viene fornito l'angolo, 171 49,5 usciamo, che è la stessa misura di come eh, di quella utilizzata per il comando allunga, che è molto più immediato allunga, 197 ecco, 1457 e 38 Ah, no, angolo è scritto 171 e 49 che è la stessa misura. Eccolo, fatta con, eh, con lo strumento misura 171 49 5, fatti molto più semplice, comunque utilizzare comando allunga per determinare queste lunghezze. Possiamo anche quindi determinare la lunghezza della polilinea quindi allunga decidono allunga allora di nuovo, selezioniamo la polilinea e ho svegliato, diciamo, ripeto la lunga. Seleziono la polilinea e anche qui viene fornita, fornita la lunghezza della polilinea, come per la linea, quindi la lunghezza che è comprensiva di tutti i segmenti che compongono la polilinea, sia segmenti retti che archi di cerchio. E fino a qui il comando è stato visto solo per essere utilizzato come strumento di misura. Ora andiamo a vedere invece le possibilità, le possibili, eh, diciamo, quanti modi possibili possibile possi eh, utilizzare questo comando. Quindi ritorniamo agli schemi grafici. Allora, andiamo a vedere la prima opzione, la prima opzione è delta. Delta possiamo selezionarla utilizzando due lettere, D ed E, come dopo nostra, e emboli, perché perché abbiamo, abbiamo anche un'altra opzione che inizia con la D che è dinamico quindi dobbiamo utilizzare due reti ehm, selezionando delta o qui mh, ci chiede di citare delta lunghezza oppure possiamo scegliere ecco qui la, eh, si divide in due strade no? il percorso quindi possiamo o inserire angolo opzione angolo oppure eh, specificare una lunghezza che può essere sia positiva che negativa e oppure vedremo tra le parentesi angolari l'impostazione corrente della, del delta quindi possiamo quindi o confermare questa impostazione con il redone se la lunghezza il delta corrisponde a quello visualizzato tra le parentesi angolari oppure inserire un nuovo valore quindi possiamo inserire o questa lunghezza oppure scegliere angolo angolo che chiaramente è un'opzione che riguarda eh, l'arco di cerchio, non, non le linee o le polivine. Quindi, se abbiamo un arco, possiamo inserire anche angolo se vogliamo allungare ad un certo angolo. Se ipotesi, eh, abbiamo un arco di 90 gradi, eh, magari di citare delta angolo inseriamo, eh, non so, eh, altri 90 gradi, 90, quindi ci chiede l'angolo in gradi oppure abbiamo anche qui abbiamo un'impostazione corrente tra parentesi angolari quindi possiamo o confermare quello tra parentesi angolari oppure inserire un nuovo valore quindi ipotesi abbiamo 90 inseriamo 90 e quindi selezioniamo l'oggetto da cambiare e ci ritroveremo un arco eh, con un angolo al centro di 180 gradi ecco, entrambi queste, queste scelte angolo oppure lunghezza troveremo sempre a selezionare anche qui per lunghezza oggetto da cambiare, nulla troviamo sempre l'opzione annulla dove annulla l'ultimo allungamento. Quindi andiamo a vedere in AutoCAD che è molto più semplice di quello che sembra. Quindi cancelliamo, ora cancelliamo questa e, sì, e lasciamo questi questi due oggetti. Release. e quindi facciamo allunga inseriamo allunca e inseriamo l'opzione delta, ecco, decidare dice delta lunghezza o opzione angolo, iniziamo con delta lunghezza, no? vogliamo aumentare di questa, eh, questa linea di 100 unità, quindi inseriamo 100 e selezioniamo la linea, quindi l'allungamento avverrà da avviene nella parte cioè avviene dove si viene selezionato l'oggetto, cioè in questo caso in questa linea se selezioniamo a destra viene allungata a destra se selezioniamo a sinistra viene allungata a sinistra quindi possiamo ripetere anche qui chiede sempre eh, non si limita a un solo allungamento ci chiede ancora se vogliamo selezionare ancora oggetti quindi possiamo selezionare anche l'arco ok ora dobbiamo vedere anche una distanza negativa quindi ripetiamo annulla opzione no, scusate ho sbagliato allunga opzione delta ora inseriamo meno 500 quindi distanza negativa distanza negativa ovviamente anziché allungare viene accorciata quindi ecco e viene, ah, così anche il cerchio oh, chiaramente questo effetto oh, ricominciamo Rinseriamo la polilinea anzi inseriamo la polilinea con delle parti con degli archi anche degli archi così l'effetto ecco ripetiamo allunca allunca delta anche qui questa volta inserisco una distanza positiva 200 e quindi vedremo che quindi questa questo allungamento funziona anche per gli oggetti polilinea <ride> qui ora eh, chiaramente eh, questo è un arco di cerchio dove non è possibile allungare oltre il al cerchio quindi ecco e quindi usciamo con invio e questo è quello mh, abbiamo visto quindi l'opzione delta con una distanza ora vedremo l'opzione delta eh, per un arco quindi ripetiamo allunga quindi delta, decidiamo una lunghezza o angolo, quindi decidiamo angolo, e quindi decidiamo un angolo che ne so, di 50 gradi Quindi selezioniamo questa volta l'arco, e vedremo eh, questo arco allungarsi di 50 Poi, cioè fino, fino al limite dell'angolo uh, dell giro, ovviamente, di 360. E vediamo quindi invece se selezioniamo una linea ci dice impossibile allungare questo oggetto tramite l'angolo perché con l'angolo possiamo allungare solamente gli archi di cerchio. Non so se funziona, non ho mai provato con un angolo negativo. Proviamo allunga delta angolo meno 20, sì si sì, si sì. funziona anche con angoli negativi quindi in questo caso quindi viene, viene accorciata anziché essere allungata l'arco di cerchio ora eh, per l'opzione eh, delta rimane da vedere la sotto opzione annulla quindi anzi, inseriamo ancora il comando nella riga di, nella, sì, nella riga di comando quindi allunga allora opzione delta Eseguiamo un allungamento, inseriamo una distanza, 200 ipotesi e iniziamo a fare degli allungamenti. Ora, come abbiamo detto, possiamo inserire A come annulla per scegliere l'opzione annulla, e viene annullato l'ultimo allungamento. Quindi, possiamo ripeterlo: A ancora, annulla, A annulla, A annulla, A annulla. A annulla a annulla fino a quando magari eh, vediamo eh, nella uh, finestra della riga di comando la eh, il messaggio il comando è stato completamente annullato quindi non possiamo più eseguire annulla e quindi eh, possiamo abbiamo a disposizione annulla per annullare eh, eventuali allungamenti eh, degli allungamenti fatti all'interno del comando questo